ritrovati buona giornata buon Natale in anteprima in anticipo da Natisa Moimacco showroom stupendo l'ultima volta siamo stati qui con Adrian Chiera tradizione argentina quindi abbiamo scoperto anche come Chiera vive i suoi momenti liberi a casa oggi siamo con il dottor Alessandro Cassese buongiorno dottore buongiorno grazie Davide di avermi invitato insomma, in questa splendida location un saluto a tutti dopo faremo anche il cuore di Natale ma intanto Specifichiamo perché io sono molto orgoglioso di avere il mio playmaker che si è appena laureato. Ma ci racconti questa tua ultima avventura? Beh, allora, sì, sicuramente, come ha detto Davide, anticipato mi sono laureato lunedì in ingegneria gestionale. E sicuramente sono molto contento insomma, di aver raggiunto questo traguardo. Non è stato facile perché coniugare sport e studio non è sempre insomma, un esercizio semplice, però, ecco. In quattro anni, quindi con un anno in più rispetto al previsto, sono riuscito a laurearmi e secondo me è già un ottimo risultato. Spieghiamo ai giovani a casa che ci guardano, anche ai nostri giovanili, ai nostri ragazzotti, siamo molto social, no? come si coniuga studio? E, e, e lavoro perché tu giochi a pallacanestro, ma sei di fatto un professionista. Quindi tu, il tuo impegno è stare in forma, allenarti mattino pomeriggio tu devi produrre risultati, cioè vincere le partite. Questo è il tuo lavoro, perché ogni tanto magari viene sottovalutato. È un impegno che ti porta anche a fare dei sacrifici, a rinunciare a delle amicizie, tu sei di Urbino e vieni a vivere a Cividare del Friuli. Insomma, cioè, è bellissimo, è strafascinante ma, ma, ma queste sono scelte di vita che, che precludono anche certi altri tipi di esperienza. Come si coniuga lavoro e studio? Beh allora mh, diciamo che sì non è facile però insomma voglio dire a, anche, soprattutto a tutti i ragazzi che magari sentiranno questa trasmissione che non è neanche impossibile nel senso ci vuole un minimo di organizzazione eh, sapere che usciti dalla palestra non si può stare due ore sul computer a guardare serie tv o non so a stare al cellulare. Ma eh, bisogna mettersi lì a studiare e a volte anche se serve la sera dopo cena, mi è capitato di studiare dopo cena, io che non sono un fan appunto, dello studio notturno, però sono cose che bisogna fare perché come ha detto Davide questo è il nostro lavoro, è il mio lavoro, però eh, purtroppo è un lavoro che dipende molto dal fisico e quindi magari si potesse giocare a basket per tutta la vita e, e mantenersi con la palla canestro. Eh, però bisogna anche pensare a un post, io ci ho diciamo, sempre pensato anche grazie insomma, alla mia famiglia che mi ha fatto ragionare su questa cosa e, e quindi niente, se potete anzi cercate di studiare oltre a divertirvi a fare questo magnifico lavoro. Questo è un messaggio molto importante che io sottoscrivo anch'io mi sono laureato e guai se non l'avessi fatto al di là poi delle, delle opportunità professionali che si aprono è doveroso per un giovane non limitarsi a giocare a pallacanestro o provarci e tenersi sempre un piano B no? perché poi prima o poi la carriera finirà e poi bisogna schiantarsi contro la dura e cruda realtà. Tu arrivi da una città d'arte, scusa, di cultura, come Urbino, un posto meraviglioso, e arrivi in una città d'arte, di cultura, di grande tradizione come Cividale. Come si trova un urbinate a Cividale? Beh, direi molto bene perché le città, devo dire, sono molto simili. E Cividale è un po' più piccolina forse, però... Ho trovato molte similitudini da subito, quindi già anche il vivere il centro storico, quindi Cividale ha un magnifico centro storico, anche quello di Urbino lo è, e quindi per me appunto anche fare una passeggiata, anche senza uno scopo preciso, guardare la cattedrale o appunto fare due passi in centro sul su San Pietrino è sempre come sentirsi a casa. Ecco. E, aggiungo che tra l'altro non solo Cividale è comunque una città di cultura, ma... Eh, anche tutto il Friuli insomma abbiamo, abbiamo parlato prima è eh, un territorio che eh, nasconde appunto sia arte cultura paesaggi e quindi sono molto felice di essere qui e piano piano insomma, andrò a scoprirlo il sì, Friuli io... sono, sono molto partigiano in questo chiaramente Friuli è terra meravigliosa spesso e volentieri sottovalutata ma che merita di essere scoperta e ti auguro che prima o poi ci siano delle disponibilità, più che del tuo lavoro, adesso che ti sei laureato, magari puoi tirare un attimo il fiato e magari il lunedì invece di studiare o tornare a casa puoi scoprire le tante magnifiche bellezze che abbiamo nella nostra magnifica regione. Speriamo che eh, quello che stiamo vivendo poi possa passare. Come vivi il rapporto con casa tua? Qui siamo in una location straordinaria dove insomma mobili d'arredo, tavoli, sedie e quant'altro sono di casa, io vi invito tutti quanti a venire appena possibile a fare una visita qua perché veramente merita anche per un regalo di Natale, perché no? Come vivi il rapporto con casa tua, dove ti piace studiare? Beh, allora, diciamo che intanto io diciamo, sono, mi definisco un po' un uomo di casa, nel senso che comunque anche dentro casa sono abbastanza attivo, quindi per me l'abitazione risulta fondamentale. Eh, per quello che riguarda lo studio studio in camera prevalentemente, anche perché comunque quest'anno non vivo da solo, vivo con altri due compagni, quindi eh, un po' per mh, diciamo, lasciare in pace i miei compagni di squadra che magari mh, vogliono fare altro mentre io studio o comunque eh, potrei fare rumore, un po' insomma, per, per starmene un po' io in camera mia, io il computer e il foglio di carta su cui scrivere. Come ti trovi? Hai nominato, cioè non li hai nominati, ma hai citato i due dei tuoi compagni di casa. Diciamo, Abiti con Ale Vigori e, e il nostro amico di Codroipo, Gabrimiani. Ecco, ce li racconti, ce li definisci come sono, come compagni di appartamento. Beh, allora, eh, iniziamo col dire che sono due ragazzi super. Eh, ci siamo insomma, trovati da subito, anche perché comunque abbiamo età molto simili, eh, siamo tutti ragazzi quindi anche da quel punto di vista forse si riesce prima a legare. E, ah, aggiungo, visto che siamo di, di, fronte, di fianco all'albero di Natale, che proprio ieri abbiamo fatto l'albero a casa, piccolino sì, co così non, non è come questo, ma l'abbiamo fatto, sia io che i Gabri abbiamo portato delle luci, quindi abbiamo un po' voluto ricreare l'atmosfera natalizia. E ci tengo a dire che oltre ai miei due compagni diciamo, di appartamento e abbiamo anche gli altri tre di sotto, Minisini, La Minisi, Rota e Daniel, e con cui ogni sera ceniamo, quindi alla fine ceniamo sempre in sei, che è una cosa che secondo me aiuta molto a creare gruppo all'interno della squadra e, ed è una cosa molto piacevole perché comunque l'anno scorso io abitavo da solo e quindi mi era capitato di fare cene quasi tutte le sere da solo e invece farlo in sei è tutta un'altra cosa. Soprattutto di questi tempi in cui è difficile socializzare, non si può uscire, quindi è molto importante, Se cioè, due appartamenti uno sopra l'altro, tutti giovani, è bellissimo quello che stai raccontando, ma è vero che in cucina tocca a te a Mini? E questa è la voce che gira. La voce che gira è questa, e allora non mi sento di confermarla del tutto, nel senso che io e Mini siamo, siamo molto simili, nel senso che... Ci teniamo anche, cuciniamo, ma io personalmente ci tengo anche, insomma, a cucinare cose un po' diverse, sono un po' curioso. E gli altri ragazzi non è, che non, cioè non è che cuciniamo noi due per tutti. Ognuno cucina i propri piatti o comunque se si mangiano le stesse cose, si cucinano insieme. E però diciamo che io e Mini abbiamo un po' una propensione a non so, diamo più attenzione a. Io per dire anche all'impiattamento, cioè che magari dici a casa. no? Se ne frega, no, invece, a me piace comunque eh, anche fare Come cose passione? Ma eh, mi nasce un po' dal fatto che mia madre è bravissima a cucinare, quindi sicuramente mi ha abituato molto bene, esatto. Eh, quindi è stato abituato benissimo sin da piccolo, e, e poi, avendo vissuto già diversi anni fuori di casa, perché già sono quattro anni se non sbaglio, che, che vivo da solo. E ho dovuto imparare ad arrangiarmi, quindi a cercare anche ricette nuove, cose nuove per non annoiarmi in cucina, ecco, se no, per, almeno per me risulterebbe una cosa monotona. Ci pare del tuo rapporto col salotto? Invece, io, ad esempio, sono io torno a casa la sera. A differenza tua, purtroppo in questo periodo sono in dieta ferrea, quindi non parliamo di mangiare. Ma io arrivo a casa la sera mi piace mangiare e mettimi sul divano con i biscotti e guardare la televisione. Io ho un rapporto morboso col mio divano e con la mia tv. Com'è il tuo rapporto col tuo salotto? Beh, allora diciamo che eh, non è così insomma. <ride> morboso come hai detto, come il mio rapporto, perché eh, comunque viviamo in tre, quindi anche per lo stesso discorso di prima e diciamo lo spazio comune diventa la cena, cioè il, il tavolo da cucina dove insomma dove mangiamo tutti e sei a cena e quindi lì diventa un po' il nostro salotto perché molto spesso accendiamo anche il computer c'è una partita di basket la mettiamo su quindi siamo lì e magari una volta tornati a casa si va in camera ci si vuole anche stendere un po' sul letto, esatto, esatto quindi diciamo che il salotto non lo vivo tanto, e mi piace però soprattutto ecco, durante magari merenda o queste, queste occasioni qui, mi siedo nel tavolo, accendo la tv, solo, anche se non devo fare nulla, l'accendo, c'è sempre qualcosa, insomma, un notiziario che in questi periodi comunque fa comodo per rimanere aggiornati, o se no, comunque anche solo da compagnia, mi piace stare lì anche a non dico a perdere tempo, però un attimo, un attimo rilassati con la TV accesa, insomma, a vedere cosa, cosa passa. Mi incuriosisce molto quello che hai detto prima, cioè anche per dare dei messaggi agli amici a casa che ci seguono, no? Siete in 6,3 più 3, appartamenti non sapra so l'altro, giovani, uniti dallo stesso sogno, dallo stesso hobby, dalla stessa passione, no? Però tutti quanti insomma, accomunati da un'età super giù simile, quindi eh, stesse problematiche, super giù. Capito? Magari studi un po' di più, Daniel studi un po' di meno. Sto scherzando, no. Daniel fa definire defini la scuola. Eh. Salutiamo Daniel, prima o poi lo porteremo qua anche a lui. Un personaggio tutto da scoprire, anche se è giovane. Poi però, finito di mangiare in questo momento comune, come vi piace? Tu dici, andiamo al computer e guardiamo Eurolega Qualcos'altro, svelaci qualcos'altro. Giocata a risico, dico una sciocchezza. Uh, beh sì allora i giochi, i giochi in scatola ne abbiamo diciamo che non è un periodo in, è un periodo in cui non li sfruttiamo tanto ehm, ci sono stati insomma nei mesi passati soprattutto anche quando si poteva uscire eh, per esempio siamo andati un paio di volte da Leo a giocare eh, insomma i giochi in scatola e eh, lui è un grande amante ehm, perché questo comunque è stato un periodo io ho avuto la laurea eh, comunque sia Eugenio che Mini che Ale hanno avuto esami quindi magari molte volte accadeva che si cenava, e magari si guardava una partita fino a 10, 10 e mezza e poi chi deve studiare, chi deve riposare, quindi sì, diciamo che durante la cena la cosa che va per la maggiore è il basket, l'Eurolega perché ce l'abbiamo lì, c'è l'abbonamento, probabilmente guardare un film o una serie tv risulterebbe anche troppo impegnativo perché comunque siamo in sei e ci piace anche tanto parlare e discutere, insomma come hai detto te abbiamo problematiche simili e, e quindi avere una serie TV o un film in cui devi sempre stare lì concentrato non lo so. Forse, cioè io personalmente preferisco queste cose guardarmele da solo a meno che insomma, non certo. si decida di fare una serata cinema, eh, perché ho bisogno comunque di, di stare lì. Magari succedono cose e tu stai chiacchierando, te le perdi invece. Una partita di basket sotto, magari è un momento. È facile socializzare. È un sì, ma poi esatto, è una cosa che si riguarda tutti, quindi si trovano sempre più spunti. E, e poi soprattutto ecco, magari è un momento di partita noioso o comunque nell'intervallo che non succede niente, insomma ci piace anche stare lì a parlare, non solo a guardare lo schermo. Beh, sai, credo sia molto interessante quello che racconti perché fa conoscere ai nostri amici, ai nostri sponsor, ai nostri tifosi, ai nostri anche proprio supporter comuni quello che è, siete voi ragazzi, siete dei ragazzi normali eh, che inseguite un sogno poi alla fine, perché poi la pallacanestro per noi eh, che ci dedichiamo alla vita rimane un sogno. Quindi è bello anche raccontare come in tempi di lockdown dei giovani catapultati dall'altra parte dell'Italia condividono la loro attività cercando anche di darci la mano uno con l'altro, di appoggiarsi, è molto interessante. Eh, sei fidanzato? No, <ride> no, svegliamo, sul mercato, svegliamo, no? Sono, sì, definiamoci sul mercato. E no, no, non sono, non sono fidanzato e sono appunto single qui da solo, come... Non, non so chi sia... Sì, vi, sì no, vivo fidanzato sicuramente, Gabri, e, sì, però... è so eh, con la fidanzata. Esatto, no, intendevo infatti questo, nel senso che è eh, con la fidanzata, comunque, anche essendo giovani, giustamente mi viene da dire, eh, insomma... Ognuno vive nella sua casa, cioè sono stato fidanzato anch'io, quindi ho vissuto anch'io questa esperienza. Eh, ognuno vive nella sua casa, ognuno fa il suo percorso di vita come giusto che sia, e, e di crescita. E poi, insomma, quando c'è tempo ci si vede. Ecco, Quest'anno per me non, diciamo, non rappresenta, non ho questo problema. Eh, lo è per me per i familiari, insomma, che, che non vedo da tempo. Li ho visti la ecco, settimana scorsa per, per la laurea, li, li rivedrò. Eh, Natale, spero, Natale. E, e quindi sì, diciamo. Quindi possiamo dire ufficialmente che il dottor, l'ingegnere Cassese, libro sul mercato. Eh, ricordiamo anche che prima del, di questo lockdown, più o meno rosso, giallo, arancione, eh, loro mangiavano grazie anche a veramente al. La disponibilità che ha manifestato la comunità cividalese al birificio Forumiuli dove ormai eravate quasi di casa, arriviamo e, e no? oppure soprattutto dal nostro amico Ippolito. Eh, a, a, allora, rap, raccontaci il rapporto: voi siete giovani, arrivate. Eh, Ippolito, che, insomma, siciliano, trapiantato a Cividale, vi accoglie come dei figli, e la sera al birrificio, ci racconti il rapporto con due realtà così diverse ma ugualmente generose? Sì, allora eh, intanto devo dire che siamo stati accolti in maniera splendida perché eh, come hai detto cioè, Ippolito ci ha accolto davvero come, come suoi figli e eh. arriviamo lì in 4, 5, 6 insomma dipende dai giorni eh, ma sembra sempre come, come se fosse la prima volta, come una festa no? Eh, quindi ci tengo insomma, a ringraziare Giovanni, Gabriele, e Sebastiano che ogni giorno insomma, fanno un lavoro eccezionale con noi e a confermare anche insomma, e, questa tradizione dell'ospitalità proveniente dal sud che ho potuto vivere anche su, sulla mia pelle insomma, avendo giocato eh, anche a sud. E per quel che riguarda il birrificio in questo periodo non, insomma, purtroppo è chiuso perché le restrizioni impongono questo. Speriamo al più presto di tornare perché appunto con, con Max eh, ci stavamo trovando molto bene, è un grande appassionato di basket, e infatti questa era un, una cosa aggiuntiva insomma, alla grande persona che è, e oltre insomma, a, ai grandi panini e piatti che, che prepara insomma, ci, ci mancano, Max ci manchi e non vediamo l'ora di tornare da te. Con questo augurio che è un augurio generalizzato direi... Che ti lasciamo andare a fare il tuo lavoro. Domenica c'è una partita importante, l'ultima prenatalizia. Coach Pilla è molto preoccupato perché teme giustamente le ultime partite pre-vacanza ci può essere anche un clima da liberi tutti. Quindi vi vuole sul pezzo. E mi sembra che in settimana vi abbia giustamente bastonato. Come ti trovi col Pilla? Beh no, col Pilla mi trovo molto bene. È un allenatore, insomma, uno dei migliori che c'è in circolazione. E abbiamo parlato più volte anche in sede privata è Molto preparato, eh, sa quello che deve fare, dove vuole arrivare, dove vogliamo arrivare, insomma, tutti insieme. E appunto mi sembra che anche questa cosa che hai detto tu, che mh, in settimana ha, fatto, ha messo il punto su questa situazione di domenica, eh, sia sintomo di una grande serietà e anche di una grande esperienza, perché, insomma, come ha detto lui, ne ha vissute. E aggiungo che ho vissuto anch'io una situazione simile, cioè un po' diversa, però. Una partita del 23 dicembre di tre anni fa, in cui si è arrivati a mezz'ora dalla palla due causa traffico, era a quella volta, e, e infatti non si era vinto. E sono sempre situazioni difficili perché c'è il rischio di staccare con la testa, soprattutto per magari noi che non vediamo i nostri familiari da tanto. E, e quindi siamo lì, li possiamo vedere, non vediamo l'ora di tornare a casa. Però, insomma, prima c'è il dovere, eh, che è anche un piacere in questo caso, e poi c'è il piacere di stare tutti insieme con le proprie famiglie. E allora con questo tuo messaggio, direi: intanto, buon Natale alla tua famiglia e a tutti i tuoi cari, vinci domenica. e Ovviamente, visto che l'albero a tua sinistra rivolgi dall'ingegner Cassese al Popolo Friulano e agli amici di Cividale, il tuo augurio di buon Natale. Sì, eh, appunto volevo fare gli auguri a tutti, tutti quelli che seguiranno questa trasmissione. Eh, spero che riusciate insomma, a passare delle buone feste nonostante il periodo. Eh, mi viene da dire, almeno questo, insomma, cerchiamo di eh, vivere dentro le nostre case con più gioia anche in questo periodo difficile. Grazie Ale, buon lavoro, buone feste. E buone feste da tutto il mondo Natisa, da Mauro, da tutto il suo staff e il suo team. Qui è come essere a casa e veramente vi invito una volta di più, non perché siamo qui, a venire a vedere le bellezze che può mettervi a disposizione il mondo Natisa. Grazie a tutti, alla prossima e buon Natale.